Diciamo. Allora, buonasera a tutti e benvenuti alla serata dedicata a Magic Touch, noto negozio di acconciature che tutti conoscerete. Magic Touch nasce dalla forte passione di un giovane ragazzo, dotato di estro e grandi capacità. La moda e l'arte in tutte le sue forme sono il punto di partenza per una ricerca estetica e tecnica del look che ho dato a voi. Vi starete forse domandando cosa faremo, anzi, cosa combineranno in questa serata? Ebbene sì, fra pochi istanti Christian il parrucchiere pazzo e il suo collaboratore Matteo daranno inizio alle danze. Tra un taglio scalato e l'altro latato, tra una sfonata e una pettinata, e perché no, anche una bella gelata, daranno dimostrazione di quello che sanno fare, proponendo acconciature stravaganti e all'ultimo grido, a spasso con le ultime tendenze del momento e che la moda oggi sembra di più si richiede. Cominciamo allora con la prima dimostrazione e chiamiamo sul palco i modelli Riccardo e Giulio. Un applauso, grazie. Intanto ci hanno raggiunto Cristian alla mia destra e Matteo. Dai Giulio! Allora, cominciamo subito con la prima domanda e chiediamo a Cristian. Allora Cristian, in questa prima dimostrazione cosa mostrerete in qualità di questo? Allora, faremo un taglio sfumato nei lati, con lasciando la lunghezza sopra, una bella sfoltita perché abbiamo una bella chioma, e faremo uno stile un po' retro, diciamo anni 50, un pochino scrimato. E, insomma ecco, con una linea che torna molto, presa appunto da lo stile London. Ok, abbiamo capito, c'è una cosa un po' vintage che non è mai passata di qua. Video di UE, siete contento. Ok. Non pensavo.
questo dietro? Ok. Interrompiamo un attimo Matteo, che ci spiegherà anche lui cosa, quale taglio sta effettuando. Beh, facciamo sempre un taglio stile London, con parecchia lunghezza sopra, tutto abbastanza rasato, sempre sfumato. E niente, adesso questa è la moda che va adesso. Ecco qua. Questo okay, è quello che facciamo. Grazie. Niente. Questa musichetta mette un po' di grinta. Yeah.
a Bruno Di Segno, poi c'è Giorgio Cardaccio a Fuori Polpolone e niente, gli fa un dettaglio sotto, ma niente di particolare, insomma, poi la spesa. Dopo niente, poi l'acconciatura tra Sasha e... Andrea? Anche Andrea? Non ho capito. Anche Andrea, dico. Chi è Andrea? Voi. Voi li fa il colore. E dopo io poi da Joel, che anche lui. Hey, you might be.